Dormitorio di Como, la difficoltà nel trovare qualcuno pronto a mettere a disposizione dei locali per realizzarlo dimostrano inesorabilmente l'ineguatezza dell'amministrazione, come detto a gran voce da parte della politica cittadina, ma si tratta anche di un segnale chiaro di come il problema sia un altro e molto più serio, secondo la Caritas. Si colloca tra questi due estremi il dibattito sempre più acceso dopo l'ennesimo appello del sindaco della città, Mario Landrescina, ad enti e associazioni per trovare un luogo adeguato. Il discorso è molto complesso, purtroppo difficilmente lo si potrà risolvere facendo degli appelli a enti o associazioni, spiega il direttore della Caritas diocesana Roberto Bernasconi. L'idea del dormitorio, ormai diversi mesi fa, venne lanciata dalla consigliera del gruppo misto Patrizia Maesani, in precedenza Fratelli d'Italia e oggi fuori dal Consiglio Comunale per sua volontà e successivamente oggetto di discussione anche per un emendamento di Ada Mantovani, ex lista rapinese. Via Volta e Santa Teresa, questi sono alcuni degli immobili chiusi a norma del comune al netto di possibili utilizzi futuri di cui si è parlato ma di cui ancora non si sa nulla. Perché i privati dovrebbero dare al comune un immobile, spiega Patrizia Maesani. Duro anche il ragionamento dell'ex assessore Bruno Magatti, Civitas. Il comune non è capace di gestire una simile situazione, non ha senso puntare sull'intervento risolutore da parte di realtà esterne, spiega. Telegrafico, Stefano Fanetti del Partito Democratico, è l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di questa amministrazione di costruire percorsi condivisi con le realtà della città. Il primo a cui non interessa il dormitorio è lo stesso sindaco, interviene Alessandro Rapinese, questo perché il primo cittadino è in piedi e va avanti grazie all'appoggio della Lega che, come è nota, è sempre stata contraria a questa eventualità. E proprio dalla Lega arriva in effetti una precisazione. Se il sindaco ha già scritto mesi fa e nessuno risponde, forse qualcosa vorrà dire. Interviene il capogruppo della Lega in comune, Gian Piero Ajani. Già in passato avevamo detto che non avrebbe portato a nulla e così è stato. L'ultima voce è quella di Fabia Leotti, Movimento 5 Stelle. Quanto sta accadendo è un segnale lampante del fatto che il tema, il dormitorio, non è certamente in cima all'elenco delle priorità dell'amministrazione.